corse quest'anno. E poi la maglia gialla trasforma, tu ci credi, non si transita sulla linea del traguardo, però si transita per l'abitato di Gap e comincia il Col de Mans, ascesa di 9,5 km al 5,2% di pendenza. Riccardo, vogliamo ricordare le caratteristiche di questa salita, il tratto più duro quando verrà affrontato dai corridori? Il tratto più duro, ci sono due tratti più duri dopo un chilometro, un tratto di 2 chilometri a una pendenza del 6-7% massimo e poi a 2 chilometri dalla conclusione, insomma, intorno al 7° chilometro di salita, ma insomma è una salita pedalabile, cioè non è una salita dura. Certo, 10 chilometri sicuramente, insomma, sono 9,5 km di salita, si fa sentire sicuramente dato alla pioggia e soprattutto l'andatura forsennata che hanno tenuto i corridori. Ignatiev si vuole avvantaggiare e beh, Ignatiev, attenzione perché è un passista eccezionale e non devono lasciargli troppo spazio perché altrimenti diventa difficile andare a chiudere. Non è una salita proibitiva, è una salita passisti, una salita pedalabile dove se non ci saranno grosse differenze anche gli scalatori non possono fare grandi differenze, quindi corridori come Ignatiev potrebbe anche aver indovinato la quota giusta, vediamo un po'. E chiaramente Boassonaghen e Uschot sono i due corridori che fanno più paura perché sono molto veloci allo sprint e questa è la ragione per cui Ignatiev cerca di avvantaggiarsi subito, di mettere in difficoltà chi in teoria dovrebbe patire questa salita e di evitare uno sprint testa a testa con chi sicuramente ha una punta di velocità decisamente superiore alla sua. Quindi cerca di avvantaggiarsi il giovane atleta russo della Katyusha, vediamo se dietro qualcuno ha la forza di rispondere a questo attacco di Mikhail Ignatiev. Sicuramente qualcuno che ha la forza di rispondere c'è, ma tutti aspettano che ci provi probabilmente Uschot, che è il grande favorito di questa tappa, o Boassonaghen. Chiaro che Devenins adesso prova a reagire, si muove anche, vedete, Andriy Grivko. 15 secondi per Ignatiev e sono già un buon numero di secondi di vantaggio, anche perché il tentativo è appena partito. Devenins, il belga, e Grivko, c'è ancora molto marcamento, ho la sensazione che dietro la forza di fare la differenza ce la possano avere. Si sale con il rapporto lungo, si fa a grande velocità su questa ascesa verso il Col de Mans. Sì, hai notato bene la padella, il 53 davanti sta salendo con un rapporto piuttosto lungo, vedete in grafica 15 secondi, il vantaggio di Ignatiev su Devenins e Grivko che non si trovano d'accordo, ora sono forse qualcosina meno per i due che erano all'inseguimento ma si sono rialzati. Grivko ha una grande qualità, lui non si volta, va avanti del suo passo, è scattato e può tenere questo passo tutta la salita, si devono dare da fare dietro, è chiaro che non ci sarà più accordo da ora andare al traguardo perché finita la salita ci sono praticamente 10 km di discesa. È partito Perez, lo spagnolo delle Euskaltel Euskadi, attenzione perché sta arrivando forte alla ruota di Devenins mentre Grivko perde qualche metro. Dall'altra parte esce dal Boassonaghen marcato naturalmente. Allora, Boassonaghen alla ruota di... Boassonaghen era lì nelle prime posizioni alla ruota di Ryder Ejedal. Vediamo se succede qualcosa. No, sempre Ignatiev davanti, che comunque ha fatto bene perché lui non è uno scalatore, anche lui patisce in salita, prova ad avvantaggiarsi, anticipare chi è più veloce di lui. Grande Devenins, non riesce o fatica perlomeno a tenere le ruote di Devenins. Perez, vediamo se è marcato alla sparata per chiudere adesso, c'è molto marcamento dietro, credo che... Beh, comunque è ancora presto per fare delle azioni, si sale su con il proprio passo,
A 8 secondi la coppia Devenitz, e Perez. Perez non ce la fa Perez a tenere le ruote Devenitz di Devenitz. È un bel corridore comunque, perché l'abbiamo visto arrivare, piazzarsi sul Mur di Bretagna. Le prime tappe era abbastanza brillante, ha perso qualcosina sui Pirenei, però insomma è un corridore che secondo me ha fatto un discreto tour, Dries Devenitz. Ora e qui non c'è freddo, vedete, c'è giornata, sembra soleggiata, guardare l'abbigliamento di quei due tifosi probabilmente olandesi. Dalle mutande sembravano di sì. Sì, erano arancioni. E potrebbero essere baschi però, allora, Riccardo, attenzione. No, ma dai colori dei capelli direi i baschi sono meno goliardici. Credo che non siano astemi a occhio, così. A occhio no. Sì, non hanno freddo per quel motivo lì. Allora, Grifo si stacca, ecco, e la bandiera canadese anche. Purtroppo Marco Marcato non ce la fa, peccato. Marco Marcato non sta tenendo il ritmo, peccato, perché Ejedal sta imprimendo, vedi? Ejedal si è messo col suo passo, trick e track, li recupera tutti. BMC con Burgart davanti a fare l'andatura, Evans non vuole scherzi. Terza posizione, cade l'Evans alla ruota di Burgart e Quinziato con George Incapi a fare da guardia a spalle. Quinziato prende la mantellina di cade l'Evans, bel tour di Manuel Quinziato, perché come si dice ha fatto un lavoro da mediano, sempre lì nelle prime posizioni quando c'era il momento, a coprire dal vento il suo capitano. Veramente prezioso il supporto di Manuel Quinziato, il bolzanino della BMC. Devenins ha un buon vantaggio, Ignatiev, Devenins e poi gli otto più immediati inseguitori. Sta arrivando alla ruota di Mikhail Ignatiev Dries Devenins, mentre David Moncoutier si stacca, questo è il francese della Cofidis, in coda al gruppo. Allora siamo a Gap, cittadina francese di circa 35.000 abitanti, situata nella regione Provenza Alpi Costa Azzurra, nel dipartimento delle Alte Alpi di cui è capoluogo. Siamo nella cosiddetta Route Napoléon, siamo lungo la cosiddetta Route Napoléon, la strada napoleonica, cosiddetta perché al ritorno dall'isola d'Elba ebbe inizio il periodo dei cosiddetti 100 giorni e la Route Napoléon collega la Costa Azzurra da Cannes fino a Grenoble, proprio sul cammino che seguì al ritorno dall'isola d'Elba Napoleone I. Eccoci su Ignatiev con Devenins che sta arrivando. Io ho la sensazione che Devenins possa anche saltarlo, Riccardo. Sì, te l'ho detto prima, Ignatiev non si volta mai, è sempre lì col suo passo e sta andando del suo passo. Effettivamente Ignatiev ha questa caratteristica e Devenins potrebbe anche sorprenderlo a un certo punto. Samu Sanchez lì davanti, un grande discesista, attenzione. Avete visto anche Albertino Contador Velasco, il vincitore del ultimo Tour de France, mentre anche Cavendish, Sylvain Chavanel, David Moncoutier si staccano dalla coda del gruppo, ma conta relativamente, non sono lontani da Ignatiev e Devenins, Riccardo. Meno di 10 secondi da Devenins, il gruppetto tirato da il resto dei 10 fuggitivi, tirato da Ejedal, che ha preso il suo passo intelligentemente e se li sta portando tutti a spasso. Certo, credo che Ejedal facendo così dovrà cercare poi una soluzione in vetta a questo Gran Premio della Montagna di seconda categoria, non durissimo abbiamo detto, però comunque sempre impegnativo. Credo che faccia più danni la discesa che non la salita. La discesa bisognerà fare molta attenzione in discesa, perché l'asfalto bagnato, discesa tecnica. Intanto lo si forcing, è frazionato il gruppo. Sì, il forcing della BMC ha fatto un po' leggera selezione. E beh, del resto una tappa a queste medie rischia di rimanere nelle gambe, di pianura ce n'era poca, sembrava pianeggiante ma in realtà erano tutti saliscendi, passopiani. Jeremy Roy stringe i denti, Perez in coda, mentre Ignatiev, signori, sta salendo forte e Devenins, che sembrava in procinto di ricongiungersi
adesso è scivolato in coda al gruppo di Ryder Ejedal, che sta facendo un lavoro eccezionale per Tor Ushod. 8 secondi Ejedal. Si volta Ryder Ejedal. Ejedal praticamente sta facendo proprio il lavoro per Tor, che effettivamente lui in discesa di questi corridori è forse il più bravo. Sta facendo un lavoro per Tor inconsapevolmente e inevitabilmente anche per Edvald Boasson-Hagen, che è molto veloce allo sprint. Bisogna vedere come si comporterà in discesa e se Ushod, che è un grande discesista come ricordava Riccardo Macrini, attaccherà e proverà a staccare tutti, a cominciare proprio da Boasson-Hagen. Qui Mark Renshaw, avete visto in coda al gruppo il pesce pilota di Mark Cavendish, avete visto anche Nicky Terpstra, che ha il numerino rosso di corridore più combattivo per quello che ha fatto a Montpellier nei giorni in cui ha vinto Cavendish, mentre adesso allunga addirittura il corridore canadese della Garmin, prova ad andare alla caccia di Ignatiev e Ushod lo copre con Roy in seconda posizione, poi Boasson-Hagen in terza, Tor Ushod alla ruota di Edvald Boasson-Hagen e via via tutti gli altri. Quel tifoso con una bottiglietta di vetro lì, Penzoloni, che stava offrendo la magica bevanda, ma insomma non mi sembra proprio il caso, oltretutto è di vetro. Ejedal ha preso un bel vantaggio ora, attenzione, perché ho detto si poteva inventare qualcosa. Ejedal, Ushod può sfruttare il vantaggio di avere un corridore davanti e non tirare. Intanto queste sono le retrovie del gruppo, mi sembra Gesink insieme a Chavanel. Vediamo Sylvain Chavanel che si lascia sfilare con la maglia di campione nazionale francese, eccolo qua il portacolori della Quick Step, che ha in Devenins quest'oggi un possibile vincitore di tappa. No, non era Gesink, credo fosse Barredo. Se era Barredo mi tirò un paccone nella testa, perché non riconosce il mio corridore. Non lo so, intanto vediamo Ejedal, l'ha raggiunto Ignatiev, adesso mette il gran plateau, ha innestato il 53, si alza sui pedali, prova a forzare Ryder Ejedal, vediamo se prova a partire, no, si accoda, cambia rapporto, pedala con maggiore agilità, rifiata e prova ad allungare ancora, bandiere norvegesi, attenzione, ricordiamo che Tor Ushod è seguito in giro per la Francia dalla sua famiglia con un camper, insomma, mamma e papà sono i primi tifosi del campione del mondo, che adesso fa da stopper, vedete, controlla gli avversari del suo compagno di squadra Ryder Ejedal, che però è in fuga con un cliente pericoloso, sì, in una volata a due molto pericoloso. Con Ignatiev non è sicura la vittoria, lo deve staccare, gli chiede il cambio, figurati se glielo dà, ma probabilmente glielo darà, vediamo. Se fossi in Ignatiev non farei una mossa a questo punto, perché la vorrei rischiare. Ora c'è un tratto di falso piano su questa salita, dovrebbe mancare più di 3 chilometri e mezzo alla Gran Premio della Montagna. Intanto basso davanti, eh sì, protetto da un compagno di squadra, l'ottimo Daniel Oss, proprio lui quarto due giorni fa a Montpellier, mentre c'è Ivan Santaromita in prima posizione, l'atleta della BMC. Quinziato e Santaromita stanno facendo un grande lavoro davvero per Cadel Evans. Eccoci su Ejedal e Ignatiev. Ejedal ha vinto una tappa in una volata ristretta al Giro della California lo scorso anno, non è fermo allo sprint. Ignatiev però è un passista che ha una grande sparata, direi che non è assegnata a tavolino la vittoria a uno dei due. Ignatiev non passa e ovviamente non è soddisfatto di questo comportamento del corridore russo il canadese Ryder Ejedal. Ushod può anche rientrare in discesa, ecco che parte Boasson-Hagen e Ushod marca dietro. Stretto il connazionale e va dietro, attenzione Contador ci fa divertire, Contador ci fa divertire, parte con il rapporto lungo su questa salita, vediamo se cade Evans e reagisce in prima persona, ha sorpreso tutti Alberto Contador andando all'attacco su questa salita di seconda categoria.
Cancellara si incarica di chiudere con Evans in seconda posizione. L'aveva detto, non lascerò nulla di intentato, e adesso ci sta provando. In prima posizione Contador, vedete che basso, perde le ruote di Cancellara. Evans dei fratelli Schleck prova a cancellare, questa è una salita pedalabile più adatta alle caratteristiche di Cancellara. Arriva Vauclair, anche lui si è fatto sorprendere e porta sotto forse basso e anche la maglia bianca di Rigoberto Uran. Strepitoso Cancellara che va a chiudere su Contador, bene Evans e i fratelli Schleck. Arriva anche Thomas Vauclair, straordinario, si è staccato basso. La più bella tappa del tour, di questo Tour de France, veramente una tappa che viene dopo il riposo, nessuno si poteva immaginare questi colpi a sorpresa. E bello. Qui ovviamente i fratelli Schleck hanno interesse a proseguire. Ejeda è andato. Ejeda l'ha staccato Ignatiev. E a questo punto cambia tutta la tattica, perché Ejeda da solo ha il vantaggio di avere Uschov che non collaborerà insieme a Boissonhagen. Credo che a questo punto potrebbe essere la botta finale. Sanchez, oh là là. È partito Samu Sanchez, ha esaurito il suo lavoro Fabian Cancellara, che non può reggere il passo degli scalatori in salita. Vediamo se Contador riparte, questa volta gli Schleck lo controllano da vicino. Allora Samu Sanchez, Andy Schleck, Cade Evans, Alberto Contador, Frank Schleck, Thomas Vauclair. Basso è in difficoltà lì dietro, prova a chiudere adesso e a riportarsi su questi uomini per non perdere terreno in classifica. Certo si è fatto sorprendere in salita, è proprio Ivan Basso che si incarica di chiudere. Riparte Andy Schleck, che capisce che il corridore italiano è in difficoltà, un avversario potenziale per il podio, accelera Andy Schleck, poi Samu Sanchez che può solo guadagnare da questa posizione. Cade Evans, Contador e Frank Schleck. Chiede il cambio a Samu Sanchez, che glielo dà, vediamo. Gli ha chiesto di tirare, di fare la doppia fila, ma Sanchez sicuramente, se gli dà una mano, dà la mano a Alberto Contador, non di sicuro solo per un fatto di nazionalità. E Tom Danielson che toglie le castagne dal fuoco a Ivan Basso e riporta il gruppo in coda a questi uomini. Adesso sono però tutti isolati, capitani, con i fratelli Schleck unici ad essere in coppia in questo gruppo. C'è anche Jelle Vanender, tedesco, che basso si sta riportando con l'aiuto, vedete, di Rigoberto Uran, di Tom Danielson, di Damiano Cunego, in testa al gruppo dei migliori della classifica generale. Ryder Ejedal è solo, tra 2 chilometri scollinerà e comincerà la pericolosa discesa verso gap. È ripartito ancora, vediamo, un compagno di Contador, dovrebbe essere Novali, il corridore che è scattato, con Schleck che lo controlla. Fanno partire praticamente... E Dani Navarro. È Navarro che è stato fatto partire da Alberto Contador. Si vuole evitare gli scatti, vedete anche Gilberte Rojas poche posizioni più indietro rispetto a Basso, vuole evitare gli scatti nel tratto più pedalabile della salita e mette Dani Navarro a scandire il passo in testa al gruppo. Alberto Contador, Basso è alla ruota di Thomas Vauclair. Ha fatto uno scatto improvviso Alberto Contador, anche rischiato su quel tornante con l'asfalto viscido, però ha messo tutti la sorpresa, ha messo tutti in difficoltà, si tolgono le mantelline. E allora adesso attenzione alla discesa, vedete Alexander Vinokurov nel 2003, la discesa che i corridori affronteranno tra poco. Era una giornata molto diversa dal punto di vista meteorologico, Vinokurov era in fuga, andò a vincere la tappa dietro la caduta fatale a Belocchi e il numero di Armstrong nelle praterie, riuscì a rimanere in piedi. Vedete, i corridori affrontano un tornante, lui salta il tornante, deve rimettersi in bicicletta, c'è un fossato, lo salta e poi si rimette a pedalare e riesce a tenere le ruote di questo gruppo di corridori con una condizione e anche una grande brillantezza. Davvero nel gruppo che vedete inquadrato c'era anche con la maglia tricolore di campione italiano Paolo Bettini, mentre davanti c'è stata un'accelerazione di Jean Nason della Française des Jeux. Vediamo, è il gruppo, Andrea, è un corridore Française des Jeux. Eh no, è Roux, il corridore che è partito. Con la risposta, vediamo, di un uomo della Garmin ancora dietro, mentre rivediamo il numero di Armstrong. Con Paolo Bettini e gli altri che arrivano. Anthony Roux
Siamo a un chilometro dalla vetta per Ejedal, che adesso sta facendo una grande fatica. Del resto siamo alla 16ª tappa del Tour de France, al termine di una frazione tiratissima. Ejedal ha tentato più volte la fuga, ha speso moltissimo, non mi sembra più molto brillante. Non so dietro chi insegue, è poco lontano Edvald Boasson-Hagen, che però ha un corridore come Uscio da ruota, quindi direi che la Garmin ha veramente, veramente le mani su questa tappa. E Danielson dietro che controlla Roux. È molto affaticato però Ryder Ejedal. Bisogna vedere in discesa cosa farà Ejedal, dovrà rischiare il tutto e per tutto, perché Boasson-Hagen non è un corridore che in discesa va piano, e certo ha un clientaccio. Parte ancora. Ancora Contador con Vauclair. Guarda chi va dietro. Ancora Contador con Vauclair, con un rapporto impegnativo. Andy Schleck reagisce prontamente, accelera Contador su un colle di seconda categoria, e vedete che Vauclair, Andy Schleck, cade l'Evans in un secondo momento. Cade l'Evans, sta facendo fatica a chiudere, questa volta più reattivo Basso. Però vedete, c'è tutto il gruppo allungato, c'è Peter Velits. Allora abbiamo Evans, Frank Schleck, Damiano Cunego, Samu Sanchez, Peter Velits e Anthony Roux. Contador non si volta. Contador gli ha detto: allora ragazzi, ora si comincia a fare sul serio, e domani, insomma, questo è l'antipasto. Deve chiudere, cade l'Evans. E ce la fa abbastanza agevolmente. Cunego perde qualche metro, non si è ancora risseduto Contador. Ma grandissimo Vauclair, che ha una prontezza e una gamba eccezionali. E sarà difficile per tutti togliergli la maglia gialla, Andrea. Se non ci fossero quei 40 km quasi del cronometro in salita, Vauclair sta andando molto forte. Chiaro, questa è una salita non dura, è una salita che si addisce anche a Vauclair. Però... Che gamba, ragazzi! Che bella tappa! Oh, ce la fai a andare va, via. Va Contador. Adesso Andy Schleck ha mollato, Evans chiude su di lui. Distacco di 14 secondi intanto da Ryder Ejedal. Ha Andy guadagnato qualche metro Contador. Si accorge della difficoltà, sì, dell'avversario lussemburghese, accelera. Grandissimo, cade l'Evans. Attenzione, perché hanno guadagnato sui fratelli Schleck e su Basso. Ecco che tira dritto Contador. Tira dritto Contador, Velits un po' in difficoltà, Contador, Evans e Samu Sanchez, anche Vauclair prova a chiudere adesso, ma comincia ad accusare. Evans strepitoso Contador, grande cade l'Evans, e Samu Sanchez, che è un grandissimo discesista, può dare una mano a questi uomini, mentre Vauclair chiede aiuto ad Andy Schleck, che invece sembra appesantito. Anche Velits è saltato, e ora Samu Sanchez, hai detto bene, potrebbe dargli veramente un bel supporto. E Cadelevas collabora, perché i suoi avversari più pericolosi sono dietro. Eh sì, può racimolare qualche cosa anche su Vauclair, sempre meglio prendere dei vantaggi. Evans e Contador, ma grande accelerazione. Su un colle di seconda categoria, adesso Cadelevas fa la sua parte, tutti con le gambe indurite dall'acido lattico, stanno guadagnando. Andy Schleck in prima persona, ma non è brillante oggi. Il più giovane dei fratelli Schleck, poi vedete Roux, Danielson e gli altri. Basso non mi sembra, vediamo se c'è in questo gruppo. Purtroppo Basso, Basso è dietro, sta arrivando a pochi metri, potrebbe rientrare con con Jelle Vanendert, il leader della classifica del Gran Premio della Montagna, il belga dell'Omega Pharmalotto. Evans, Contador e Samu Sanchez. Samu Sanchez è a tutta, però in discesa può recuperare e dare una mano. Non hanno un grande vantaggio, ma vedete che i fratelli Schleck sono poco brillanti quest'oggi. Vauclair scivola all'indietro, brutto segno. Bene invece Danielson, Cunego anche in questo gruppo. 7 secondi hanno di vantaggio sul gruppetto tirato da Andy Schleck. Poco. Pochissimo, però. Però è adesso indicativo. In discesa potrebbero guadagnare. Vediamo, perché c'è Samu Sanchez che è un grande discesista. Intanto Boasson-Hagen. E adesso riallunga Contador, che ha un altro passo rispetto ai Pirenei, rientra prepotentemente in gioco per la vittoria finale. Un Contador con questo colpo di pedale agile, frequenza di pedalata molto bella. Van Ader sta rientrando, vediamo se c'è anche Basso. Sì, Ivan Basso in un secondo tempo, lui patisce gli scatti, ma ha sicuramente una condizione buona Ivan, anche se fatica a cambiare ritmo. E adesso con Vanendert rientra sul gruppetto dei fratelli Schleck. Per assurdo è meglio nelle altre
Intanto ripreso Ejedal da Boissonaghi che prova a allungare in discesa. Non è un discesista Ejedal, perché ha avuto difficoltà, vedi quanto la difficoltà di seguire anche Boissonaghi che rischia ora. E qui bisogna stare molto molto ma molto attenti, una discesa molto molto pericolosa. Allora, al Giro di California Ejedal in discesa è andato molto forte, c'è stato un attacco proprio che ha portato in discesa, era in fuga con un corridore della Rabobank che lo ha messo in difficoltà. Qui c'è un falso piano dopo il campione della montagna, allunga ancora Contador perché dietro qualcuno sta contrattaccando e Contador non vuole che rientrino i fratelli Schleck e gli altri, e allora costringe Cadel Evans a spingere a fondo. Strepitoso Contador su un terreno non favorevolissimo. Frank Schleck, Vauclair, Rigoberto Uran. A livello psicologico questo attacco è importantissimo, importantissimo, perché su una salita di seconda categoria non durissima. Poi vedete Tarame, Peter Velitz, Cunego, Jelle Vanendert, Tom Danielson, Andy Schleck che ha faticato a tenere molto la ruota di Contador, e Ivan Basso che invece è rientrato. Poi c'è Jérôme Coppel, il capitano della Sorge Osasun, ma è scatenato Contador, non so se guadagnerà molto terreno in classifica, mentre ci prova Tarame per la classifica della maglia bianca. Questo scatto di Tarame è per la classifica della maglia bianca perché Rigoberto Uran è lì dietro, e Tarame nella classifica dei giovani ha un ritardo dal corridore colombiano del Team Sky, che adesso vi quantifico, di 1 minuto e 7 secondi. Ma è dura chiudere su questo terzetto, anche perché a fare l'andatura c'è Contador. Stanno guadagnando, Riccardo. Non molto, ma stanno guadagnando grazie a un'azione straordinaria del miglior Contador finora in questo tour. Adesso vediamo, intanto si alimenta Evans. E non è un bel segno a 7 km dall'arrivo? Probabilmente non è un bel segno sicuro. Vediamo, io ho preso il cronometro sul Gran Premio della Montagna, Tarame mi è sfuggito. Prendo il tempo su Andy Schleck, sono 21 secondi e 23. E Frank Schleck, Riccardo, perché Andy ha provato a seguire Contador e adesso è scivolato lì davanti a Basso, e mi sembra particolarmente sofferente per avere reagito alla violenta accelerazione del madrileno vincitore del Tour dello scorso anno. Anche Gilbert in coda a questo gruppo. 21 secondi su uno Schleck, e soprattutto Andy Schleck ha avuto difficoltà. Ora bisogna fare attenzione in discesa. Grandissimo Cadel Evans, si sta guadagnando Cadel Evans in questo momento, davvero un grande risultato a Parigi, non sappiamo ancora dirvi quale, ma se lo sta guadagnando. Jérôme Coppel, Frank Schleck e Thomas Vauclair inseguono. Sono un po' in difficoltà, il gruppo della maglia gialla ha preso proprio una bella tramvata su una salita che nessuno si aspettava. Vedi Riccardo, bella ti aspetti tappa Luzzer di Denti, aspetti Plateau de Bail e la differenza Contador, ma lui non è la prima volta che fa la differenza su salite pedalabili, perché ha una sparata col 53 che altri non hanno, e adesso accelera davanti aveva avuto un momento forse da rifiatare in discesa. Avevi ragione tu Andrea, non è certamente a di meno di Boissonaghi e Uschhoff. Certo, ora Boissonaghi si trova nella morsa dei due Garmin e sarà difficile per lui, però non è detta. Queste curve sono veramente, è l'asfalto, anche un asfalto molto molto. 30 secondi per Contador, anche Samu Sanchez prende Zuccheri, siamo a 5 dall'arrivo, 5 per i fuggitivi, gli inseguitori sono ai 10 dall'arrivo, quindi adesso c'è ancora questo tratto in cui si spinge e poi la discesa vera e propria, mentre vediamo chi è che tira per Thomas Vauclair, credo Jérôme Coppel se non ho visto male, forse Rigoberto Uran che è ancora nel mirino Rein Tarame. E chiaramente attenzione qua, mamma mia, molto viscida la discesa. Tony Martin e cerca di rientrare, Tony Martin rischia in discesa, vuole rientrare sui tre. Però faceva parte della fuga dei 10, mi sembra che sia difficile per lui. Molto dura contro tre, tra l'altro tutti e tre ottimi discesisti a quello che abbiamo visto finora. Riccardo, i norvegesi sono due ma rischiano di vincere la terza tappa in questo Tour de France, i francesi 45 ai nastri di partenza del Tour e nessuno ancora è andato a segno. Incredibile davvero i norvegesi al Tour. Andy Schleck fatica in discesa sul bagnato più di Basso, e questa è una sorpresa.
E beh, ma sai, quando non sei proprio lucido in discesa fai anche fatica. Invece vedi chi è lucido e chi sta bene e proprio cade l'Evans. Questo è tutto oro che viene a mettersi dentro le tasche di questi tre corridori. E Samu Sanchez in discesa fatica. Adesso era un tratto pedalabile, evidentemente a meno gambe. Attenzione, rischio per Ushold. Come le pennella, grande. Come le pennelle, le curve. Mamma mia, Ushold. Questa è la curva in cui cadde Belocchi. Sì, sì. E questo è proprio il tratto in cui Armstrong fece il fuori pista e rientrò qui sotto, rimettendosi in strada. Siamo ormai a 3 km dalla conclusione. Ryder Ege dalla Canada, Garmin Cervelo, Edvald Boasson-Hagen, Norvegia Team Sky, Tor Ushov da Norvegia, Garmin Cervelo in testa alla corsa. Vauclair ha guadagnato qualcosa. Effettivamente, come arriva Gilbert anche. Come diceva l'altro giorno, effettivamente, Alessio Di Basco, che di discese se ne intende, parlando appunto di Vauclair, dice lui può recuperare nelle discese e quindi sarà difficile togliergli il primato. E qui oggi lo dimostra. Fatica. Andy Schleck può perdere anche dei preziosi secondi anche nella discesa, perché poi tutta discesa andare all'arrivo. Vedete come ci si può giocare il Tour de France. Sembrava equilibrato sui Pirenei e poi si perdono 30-40 secondi e Andy Schleck rischia di perderli. Attenzione, mentre benissimo basso in discesa sul bagnato nel gruppo di Vauclair. Guarda Vauclair. Anche Rojas alla grande, Gilbert intuisce il pericolo ed è tre posizioni più indietro dello spagnolo Rojas, che ha scollinato con i migliori. Guarda, allunga Ushov. Tor Ushovda, ma Boasson-Hagen lo segue. Ejedal perde qualche metro. Ora potrebbe Ejedal approfittare di fare il contropiede, respira e poi partire secco, potrebbe essere una mossa. Ma questo allungo di Ushov lo ha messo un po' in difficoltà. Parte Boasson-Hagen, ma non può contro i due norvegesi, Riccardo, è un errore. Secondo me. Ha visto che era in difficoltà Ejedal. Oplala! Ecco la caduta di Roux. No, è Jannesson. E gli è andata bene. È Jannesson, che è in lotta per la classifica dei giovani. Se scatta lui, quando rifiata gli parte qualcuno di sicuro, Riccardo. Mancano ancora 2 chilometri, Ejedal è un po' allumicino, potrebbe farlo lui lo scatto, perché Ushov ovviamente controlla Boasson-Hagen. Attenzione a Tony Martin. Sono due norvegesi. Ushov aspettava l'attacco di Ejedal, ma Ejedal ha patito l'allungo precedente. Guarda Vauclair come si difende, è in discesa sul suo terreno. Ricordiamo che alla Parigi-Nizza ha staccato Ulissi nell'ultima tappa in discesa. Era bagnato. E Samu Sanchez non riesce in discesa a tenere le ruote di Evans, scatenato, che sente odore di maglia gialla, non oggi, ma insomma fa un passo avanti importante. E vedete i primi segni di cedimento di Vauclair. Il fatto è che insieme a Vauclair hanno ceduto un pochino anche i fratelli Schleck e anche Ivan Basso, e questo va sottolineato. Samu è veramente in difficoltà, messo in difficoltà da Evans, che comunque lucidissimo, sta benissimo Evans, perché ha recuperato sul contador scatenato. Qua ci si comincia a guardare, potrebbe anche Tony Martin approfittare di questi rallentamenti dei tre. Sì, però siamo a 1000 metri dalla conclusione. Comunque sicuramente Tony Martin sta arrivando forte davanti, non ha più le gambe per tenere alto il passo Ejedal, e si controllano Ushov e Boasson-Hagen. Sai che Ushov potrebbe anche provare a partire, perché con Boasson-Hagen è una bella lotta in volata. Infatti, è per quello che ci ha provato prima. Il problema è che Boasson-Hagen, sai, in questo momento insegue anche le mosche, quindi non lascia certo. Lo hanno messo nel mezzo. Non saprei dire, partendo da fermi o comunque da un'andatura molto bassa, chi dei due sia avvantaggiato. Gli dice di allungare, guarda, vedi, hai visto con l'auricolare cosa gli ha detto a Ejedal? Probabilmente gli ha detto di tirare, vedi che allunga, perché vuole la velocità più alta. Attenti alle strisce bianche, potrebbero essere scivolose.
potrebbero essere scivolose. Usciod ha indicato forse da che parte partire al suo compagno di squadra, che sceglie la destra della sede stradale, si volta per capire se le indicazioni del suo compagno di squadra sono corrette. Eccolo. Ecco che Usciod anticipa e forse sorprende un po' Bossonagen, che tarda a partire con un rapporto più lungo. La strada sale leggermente verso il traguardo, la potente azione di Usciod che resiste a Bossonagen e c'entra un memorabile bis a gap, incredibile Tor Usciod, la gioia di Ryder Ege dal terzo, secondo Edvald Boasson-Hagen, che ha ancora molto da imparare per battere il suo maestro norvegese. Doppietta in maglia iridata, pazzesco Tor Usciod dal Tour. Arriva in ritardo Tony Martin, ma che vittoria per Usciod, ancora lui. È stato bravo perché ha fatto allungare Ejedal, la natura era troppo bassa, abbiamo visto chiaramente lui con l'auricolare comandare il suo compagno di squadra e ora però bisogna fare attenzione ai cronometri perché dietro c'è un terzetto scatenato, eccolo qua, attenzione, dovrebbero essere l'ultima, forse l'ultima Evans curva della discesa. Evans ha staccato Contador addirittura. Ha guadagnato 50 metri su Contador, che adesso deve allungare per andare a riprendere Evans. Scatenato cade l'Evans. Arriva Ignatiev a 57 secondi. Che finale di tappa. Mentre vedete, attenzione perché attenzione. C'è stato. No, niente. Non... Però guarda come affrontano la curva, molto piano, cautamente. Andy Schleck perde molto terreno. È ancora qui Riccardo. Andy Schleck prende un turno oggi. E Vauclair invece sta cercando di tenere con i denti la maglia gialla in discesa Jeremy sul suo terreno. E Perez a 1.24. Che tappa bellissima oggi, veramente. Cade Evans, straordinario. Contador e Samu Sanchez provano a chiudere, ma non è facile. Scatenato l'australiano. Comunque può guadagnare qualche secondo su Contador, non molto di più. Ha già 7 secondi, sai. Certo, è un bel vantaggio. Vediamo la volata di Devenins. Con Marcato e Gripco. Con Marcato che va a sprintare davanti a Devenins e Gripco. Comunque altra pedalata, comunque altra grinta Alberto Contador rispetto ai Pirenei. Si vede che ha recuperato bene ora i due. Cercano di andare su Evans, scatenatissimo, sta facendo una cronometro, cade l'Evans, vuole prendere più vantaggio possibile su questo tratto di strada in pianura, mancano meno di 2 chilometri all'arrivo. Grandissimo cade l'Evans quest'oggi, il più solido tra gli uomini di classifica. Allora intanto Andy Schleck è a 36 secondi dal gruppo di Thomas Vauclair, eccolo qua con un compagno che cerca di riportarlo sotto per la Leopard Trek, si sembra tratta Ricci. Di Monfort. Allora Vauclair, vediamo dove è basso che non l'abbiamo più visto. Qua c'è Cunego. Qua c'è Frank Schleck con Cunego. Mentre Evans sta cercando con tutta la grinta e il cuore di andare a guadagnare più secondi possibile per poi difendersi alla grande nei prossimi giorni come ha fatto oggi. Attenzione, straordinario cade l'Evans a questa rotonda, che le rotonde sono sempre molto pericolose col viscido, però alla la grande, affronta molto bene grande. Pennellato benissimo da cade l'Evans straordinario cade l'Evans. Contador non è lontano con Samu Sanchez lì. Pochi secondi di ritardo dall'australiano. Guadagnano tutti e tre comunque da questa giornata. Bellissimo il finale dei tre di classifica che hanno dato un turno sia alla maglia gialla che soprattutto ai due fratelli Schleck. Cade l'Evans alla caccia del Tour de France. Vediamo l'australiano che guadagna per il morale tantissimo, per la classifica poi facciamo i conti. Media della tappa, signori, 46.1, escono i fondisti, esce cade l'Evans alla 16ª tappa del Tour, che va comunque a guadagnare secondi. Si danno il cambio i due spagnoli Contador e Samu Sanchez, che hanno perso terreno solo in discesa da uno scatenato australiano che va a guadagnare qualcosina alla volata di Contador per recuperare qualcosa nel finale. Vediamo il vantaggio di cade l'Evans, facciamo partire il cronometro quando Evans taglia il traguardo. Sono 3 secondi su Contador, vediamo però grande difesa di Vauclair, guarda come tira Vauclair, e c'ha anche la volata di Rocas che lo avvantaggia.
perdono poco. Su Vauclair non ha perso, non hanno guadagnato molto, perché Vauclair ha fatto una grande discesa. Gilbert e poi... Rojas, Gilbert, credo Rojas su Gilbert di poco. Poi vedete Tarame. Vauclair ha perso 21 secondi su Vauclair e Frank Schleck e gli altri. Non vedo più Basso. Io Basso però. Non lo vedo più. Adesso vediamo quanto perde Andy. Cunego era lì, Cunego era nel gruppetto. Eccolo qua, Basso arriva adesso, ha qualche vantaggio sui fratelli Schleck. Su Andy Schleck sicuro. Allora, in questo gruppo ci sono Ivan Basso, Pierre Rolland, c'è Geraint Thomas, c'è Chris Van de Velde. Perdono 53 da Evans e 32 da Vauclair. Ecco Andy Schleck che invece paga 1,04. Sì, 14 secondi da Basso. Però vediamo un Cavendish che evidentemente ha tenuto. Più che altro sarà andato forte in discesa, Riccardo, perché sei qua. Comunque che anche tappa. Anche in salita, sì, hai ragione. Mamma mia, che tappa. Che tappa è uscita. Sembrava una tappa innocua. È stata veramente una bella tappa, perché sono partiti veramente forte. Io mi sono divertito tantissimo. La più bella tappa del Tour de France di quest'anno e forse anche dell'anno scorso, perché ci sono stati un sacco ricca di spunti e di colpi di scena. Beh, alla fine Vauclair ha limitato i danni, aveva scollinato con più di 30 secondi, ha recuperato 15 secondi. È stato bravissimo in discesa, veramente, Vauclair. Vauclair è un osso duro anche sulle tappe alpine, perché potrà perdere in salita, però lui ha delle discese che fanno paura, è allo stesso livello, forse molto meglio anche di tanti altri oggi, perché secondo me in discesa lui oggi ha fatto la differenza. Un grande Vauclair, nulla da dire. 6,47 il ritardo di Cavendish. E qui ci ripropongono la vittoria di Thor Hushovd, l'ultimo a fare doppietta in maglia iridata. Che Thor! Al Tour de France. Thor de France, dovremmo dire, fu Bernardinot nel 1981, dopo il titolo iridato di Sallanche. Che gioia, Thor Hushovd. Lui voleva arrivare primo e secondo un po' di tempo fa con Boissonaghi. È arrivato oggi. Hai ragione, Riccardo. Un po' di tappe fa. Ma guarda che sgrandinio, che sparpaglio che è venuto fuori oggi su una salita anche di seconda. Smith in questo gruppo. Seconda categoria, salita che vedi che quando le fanno forti i corridori, quando scattano veramente, fanno veramente male. Comunque Andy Schleck, Riccardo, non ha perso solo in discesa, era in crisi. Sì, sì. Era in crisi. Si è rimbalzato. Ci vuole coraggio per attaccare in una tappa del genere e per vedere se i tuoi avversari magari hanno la famosa giornata storta. Oggi era la giornata storta di Andy Schleck, anche Basso ha perso qualcosa, ma lui che non è un grande discesista è andato meglio di Andy Schleck persino in discesa, segno che il lussemburghese era in giornata no, ma soprattutto perché era a ruota di Alberto Contador, è schiantato, è andato fuori giri e praticamente ha perso le ruote, era agganciato proprio, e qui si vede già un po' di differenza. E allora cade l'Evans a 1,45, Frank Schleck 1,49, che è arrivato con Vauclair, Andy Schleck a 3,03, Samu Sanchez è già quinto, Basso è scivolato al settimo posto. Però Riccardo, tra Andy Schleck e Ivan Basso e lo stesso Cunego alla fine c'è un minuto. Sì, no, per i distacchi non ci sono tantissimi, sono scarsi, però quello che indubbiamente quello di la tappa di oggi ha dimostrato che Contador, Alberto Contador, è diverso dai Pirenei, ha recuperato probabilmente dalle tre cadute, ha recuperato anche morale, uno scatto come quello di oggi, ma poi veramente pedalava diverso. Oggi si è rivisto la pedalata di Alberto Contador, la danza sui pedali, e questo corridore qua
è andato veramente forte, perché ha fatto un'accelerazione in cima, guarda, col colpo di rene addirittura, quanto ci crede anche Cade Levans. Veliz con Vauclair che si volta, beh, insomma, Brugge, Coppel, Frank Schleck in questo gruppo. Frank Schleck ha dimostrato di andare meglio di Andy, e già l'altro giorno era in crisi Frank, però oggi si è salvato bene. Oggi era in crisi, probabilmente non aveva la gamba giusta Andy Schleck, e magari, che ne sai, domani ci sarà un altro turno bello. Si è infiammato finalmente, abbiamo dovuto aspettare 16 tappe però, e qui c'è la neve, la spruzzata di neve probabilmente sulle Alpi di domani. Si va a sciare? Riccardo, non esageriamo, no, dai. Se c'è la neve fresca, ci si butta in farinosa. Allora, Tour de France Extra, i nostri approfondimenti, le nostre interviste. Rivediamo intanto la volata per la vittoria di tappa, perché Torushov ha centrato il bis in maglia iridata dopo Lourdes Gap. Qui si è un po' fatto sorprendere con un rapporto lungo, ha tardato a rimontare, la strada saliva, errore proprio di inesperienza oltre che inferiorità dal punto di vista tecnico per Boissonaget. Allora, quando sei stato raggiunto da Uschoff e Boissonaget? It's not that complicated. A teammate there, two against one. I mean, e non era poi così complicato, eravamo due contro uno in ogni caso. Edvald e Tor faster than me, so Edvald e Tor sono più veloci di me. Quindi ho cercato semplicemente di tenere alto il ritmo per Tor. Era la migliore possibilità per vincere. Che cosa posso dire? Sono morto di fatica, abbiamo tirato a tutta sin dai primi chilometri, però ce l'abbiamo fatta. Team job. Grande lavoro di squadra. The motto, the emphasis of this race for us, Garmin Cervelo. I mean, I don't think there's a much better team as far as teamwork. Cioè, abbiamo vinto quattro tappe, non credo ci sia una squadra migliore di noi. I mean, it just keeps getting better. E le cose vanno sempre meglio. Allora, una grande Garmin, effettivamente la quarta vittoria di tappa per la Garmin, raggiunta l'HTC, che però le ha vinte tutte con Cavendish. Invece Torushod, due vittorie di tappa per la Garmin, poi Farrar e la vittoria nella cronometro a squadre. Adesso spunta qualche raggio di sole, mentre dovremo avere tra poco un'altra intervista. Andiamo a sentire uno dei protagonisti. Allora, team manager della Leopard Trek, Brian Niger. Sì, è stato un attacco sorprendente. Sì, si è aperto un gap in discesa, non avevamo un grande distacco in vetta. Allora, Andy e Frank hanno cercato di rimanere alla ruota di Contador, ma in discesa è andato male. Andy dice sì, non è la loro cosa migliore. Hanno perso un po' di terreno in salita e poi si è aperto il gap in discesa. Chiaramente Sanchez e Contador sono migliori. Non era una tappa in nostro favore oggi. Allora, Contador ha detto: siamo pronti per la battaglia. Naturalmente profilo di queste tappe per corridori aggressivi e attaccanti è sicuramente probabilmente è un'altra corsa lui, però tu dici che non ha visto la corsa giusta. No, ha visto. Sentiamo Uschoff, non ci sentiamo, eccolo. Sembrava il campionato nazionale norvegese negli ultimi metri. Sì, ci ho pensato, è incredibile, due norvegesi al Tour. Però non si sente più, mi chiedo scusa. Forse ce la ripropongono in registrata l'intervista a Torushov tra poco. Quindi allora avremo modo, spero, di riascoltare Torushov. Sono arrivati in anticipo, Andrea, credo che... Eccolo.
Allora, yeah, I don't know, this is really unreal. It's sembra irreale. And I was always up there and won the team time trial, had a 7 days in yellow jersey. Abbiamo vinto la cronosquadra, 7 giorni in giallo, una vittoria da solo a Lourdes, e oggi un'altra vittoria di tappa davanti al mio connazionale e con il mio compagno Ejedal, che mi ha dato un grande aiuto. Sembrava un campionato nazionale negli ultimi 500 metri. Sì, ci stavo pensando, dice, è veramente incredibile. Siamo due norvegesi e lottiamo per la vittoria uno contro l'altro. Sì, effettivamente sembra l'ordine d'arrivo del campionato norvegese. Incredibile davvero. Beh, comunque continuano ad arrivare i corridori, guarda un po'. Mi sembrava di vedere la gioia di un corridore della Saxo, che insomma immagino abbia saputo che Contador ha guadagnato qualcosa, infatti sta spiegando, dice: ah, ce l'abbiamo fatta, Contador c'è. E per il morale è importantissimo. Tantissimo, è importantissimo. E comunque, insomma, anche per noi, insomma, domani sarà una bella tappa. Jérémy Roy, anche oggi all'attacco. Allora, anche oggi si è andato in fuga. Dice. No, beh.